Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più è sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Di Cielo, volume 4, capitoli 32 e 33, 14 e 16 novembre del 1900. Questa mattina nel venire il mio adorabile Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa e mi ha chiesto un ristoro alle sue pene. Io niente avendo, ho detto, dolcissimo amore mio, se ci stava la regina mamma, poteva ristorarvi col suo latte, perché in quanto a me non ho altro che miserie. In questo mentre è venuta la Santissima Regina ed io subito a lei ho detto: Gesù sente la necessità di un ristoro, dategli il vostro dolcissimo latte che resterà ristorato. Onde la nostra carissima mamma gli ha dato il suo latte ed il mio diletto Gesù è restato tutto ristorato. Poi a me rivolto ha detto: io mi sento rinfrancato, anche tu avvicinati alle mie labbra e bevi parte di quel latte che ho ricevuto dalla mia madre. A ciò possiamo restare ambedue ristorati. Così ho fatto, ma chi può dire la virtù di quel latte che da Gesù usciva bollente e tanto ne conteneva che pareva una fonte immensa che ancorché bevessero tutti gli uomini non scemerebbe punto.
Dopo ciò abbiamo girato un poco la terra e ad un punto pareva che stava gente seduta ad un tavolino che diceva: ci sarà una guerra nell'Europa e quel che è più dolente è che sarà prodotta da parenti. Gesù ascoltava ciò ma non diceva niente a tal riguardo. Quindi non so certo se ci sarà sì o no, essendo i giudizi umani mutabili e ciò che oggi dicono domani disdicono. Poi mi ha trasportato dentro un giardino in cui sporgeva un grandissimo edificio, come se fosse un monastero, popolato di tanta gente che riuscì a difficile numerarli. Il mio adorabile Gesù, alla vista di quella gente, si è voltato di spalle, si è stretto a me e, mettendo la sua testa poggiata alla mia spalla, vicino al collo, mi ha detto: diletta mia, non farmi di vedere, altrimenti verrei molto a soffrire. Anch'io me lo sono stretto ed, avvicinandomi ad una di quelle anime, ho detto: ditemi almeno chi siete. E quella ha risposto: siamo tutte anime purganti e la nostra liberazione sta legata alla soddisfazione di quei pii legati che abbiamo lasciato ai nostri successori. E siccome non si soddisfano, noi siamo costretti a starci qui, lontani dal nostro Dio. Qual pena è per noi, perché Dio si rende per noi un essere necessario che non si può farne a meno. Proviamo una continua morte che ci martirizza nel modo più spietato, e se non moriamo è perché la nostra anima non è a questo soggetta. Onde, dolenti qual siamo, restando privi di un oggetto che forma tutta la nostra vita, imploriamo da Dio che faccia provare ai mortali una minima parte delle nostre pene, col privarli di ciò che è necessario al mantenimento della vita corporale, a ciò che imparino a spese proprie quanto è doloroso l'essere privi di ciò che è assolutamente necessario. Dopo ciò il Signore mi ha trasportato altrove ed io, sentendo compassione di quelle anime, ho detto: come, mio buon Gesù, avete voltato il vostro volto da quelle anime benedette che tanto vi sospiravano, mentre bastava farvi vedere solamente per fare che quelle anime restassero libere dalle pene beatificate. E lui: ah, figlia mia, se io mi mostrassi loro, siccome non sono del tutto purgate, non avrebbero potuto sostenere la mia presenza. Ed invece di slanciarsi fra le mie braccia, confuse, si sarebbero ritirate indietro. E non avrei fatto altro che accrescere il mio ed il loro martirio. Ecco, perciò ho fatto così. E detto ciò è scomparso. Questa mattina, avendo fatto la comunione, il mio adorabile Gesù faceva vedere il mio interno tutto cosparso di fiori, a forma di una capanna, e lui che se ne stava dentro, tutto ricreandosi e compiacendosi. Io, vedendolo in quell'atteggiamento, ho detto: mio dolcissimo Gesù, quando sarà che vi prenderete questo mio cuore per uniformarlo tutto al vostro, in modo da poter vivere della vita del vostro cuore? Mentre ciò dicevo, il mio unico e sommo bene ha preso una lancia e mi ha aperto dalla parte dove corrisponde il cuore. Poi con le sue mani l'ha tirato fuori. E tutto lo riguardava per vedere se fosse spogliato e tenesse quelle qualità di poter stare nel suo santissimo cuore. Anch'io l'ho guardato e con mia sorpresa ho visto impressa sopra una parte la croce, la spugna e la corona di spine. Ma volendo vederlo dall'altra parte e dentro, perché pareva gonfio, come se si potesse aprire, il mio diletto Gesù me l'ha impedito dicendomi: voglio mortificarti col non farti vedere tutto ciò che ho versato in questo cuore. Ah, sì, qui dentro questo cuore ci sono tutti i tesori delle mie grazie che umana natura può giungere a contenere. In questo mentre l'ha rinchiuso nel suo santissimo cuore, soggiungendo: il tuo cuore ha preso possesso nel mio cuore ed io per cuore ti do il mio amore che ti darà la vita. Ed avvicinandosi alla parte del cuore, ha mandato tre aliti contenenti luce che prendevano il posto del cuore, e poi ha chiuso la ferita dicendomi: ora più che mai ti conviene fissarti nel centro del mio volere, avendo per cuore il solo mio amore, neppure per un solo istante devi uscire da esso, e solo il mio amore troverà in te il suo vero alimento. Se troverai in
te in tutto e per tutto la mia volontà. In quella troverà il suo contento e la vera e fedele corrispondenza. Poi, avvicinandosi alla bocca, mi ha mandato altri 3 aliti ed insieme ha versato un liquore dolcissimo che tutta mi inebriava. Onde, preso come da entusiasmo, diceva: Vedi, il tuo cuore è nel mio, quindi non è più tuo. E mi baciava e ribaciava, e mille finezze d'amore mi rifaceva, ma chi può dirle tutte? Mi riesce impossibile manifestarle. Chi può dire quello che sentivo nel trovarmi in me stessa? So dire solamente che mi sentivo come se non fossi più io, senza passione, senza inclinazione, senza desiderio, tutta inabissata in Dio, e dalla parte del cuore sentivo un gelo sensibile a confronto delle altre parti. Proviamo a meditare un pochino questi 2 capitoletti che, specialmente il secondo, sono soprattutto da contemplare più che da meditare e anche da ammirare. Insomma, qui abbiamo delle grazie straordinarie che sono una più grande dell'altra, insomma, no? Vedere Gesù che sente la necessità di un ristoro. E qui non sembra che fosse Gesù bambino, quindi questo sarà Gesù adulto che prende il latte dalla mamma. E che poi ne versa dalle sue labbra parte nella bocca di Luisa. Questo è quello che c'è scritto. Latte bollente. Ed era una fonte immensa che ancorché ne bevessero tutti gli uomini non scemerebbe punto. Poi le apre il cuore, le apre con una lancia il petto e tira fuori il cuore. Quindi vuol dire che questa nostra cara sorella per qualche tempo è rimasta in vita senza avere il cuore nel suo posto che battesse. Non so se mi spiego. Mentre Gesù se lo guardava, poi gliel'ha fatto vedere, e dentro questo bel cuoricino di carne di Luisa c'erano impresse la croce, la spugna e la corona di spine. Poi Gesù si era messo dentro il suo cuore, l'ha rinchiuso nel suo santissimo cuore, poi l'ha tirato fuori, gliel'ha rimessa a posto e ha chiuso la ferita, dicendo a Luisa, dice: Guarda, da adesso in poi, se vuoi fare contento al mio cuore, che ormai è diventato una cosa sola con il tuo, devi dargli l'alimento, cioè vivere nella divina volontà e non uscire neanche minimamente. Questo l'abbiamo già ampiamente meditato ieri. E poi continua. Liquore dolcissimo, presumibilmente versato dalle labbra di Gesù. Perché si è avvicinato alla bocca, mi ha mandato altri 3 aliti, altri 3 li aveva mandati sul cuore. E poi la bacia, la ribacia e mille finezze di amore le faceva. Io penso che queste siano scene da contemplare, no? E non lo so, ecco, io non conosco tutte le vite di tutti quanti i santi della storia della Chiesa, quindi non so se queste cose sono inedite o sono già successe, no? Perché la storia della mistica è veramente molto, molto ricca, per grazia di Dio. Io penso che bisogna contemplare queste cose, se non altro per vedere, per gustare, vedere la bellezza di quello che ci attende, d'accordo? Perché non vivremo queste cose presumibilmente su questa terra, però queste delizie che queste anime particolari hanno in anticipo in questo mondo. E formeranno l'oggetto del gaudio dei beati, E qui poi andremo all'ultima parte della meditazione, questa è quella che è maggiormente da meditare, che è la visione di quelle anime purganti, dove dobbiamo trarre molti insegnamenti per noi, no? Però è meglio prima fare questa contemplazione che conclude
con il cuore sentivo un gelo sensibile a confronto delle altre parti. E questa richiama l'inizio, no? Gesù tira fuori il cuore e se lo guarda per vedere se fosse spogliato di tutto. Allora, questo è un punto, abbiamo visto tante volte, fondamentale. Queste cose non si possono vivere, a parte il fatto che sono grazie straordinarie, quindi dipendono in ultima analisi sempre dal beneplacito, dal benvolere, dai decreti insindacabili di Dio che fa quello che vuole, quando vuole, con chi vuole, se vuole, no? Però ci sono sempre delle condizioni imprescindibili nelle creature, cioè una cosa di questo genere non si vive. Se il cuore ha attaccamenti a qualunque cosa, deve essere spogliato di tutto. Oppure gelido verso tutto ciò che non è Gesù. Questo non vuol dire avere dei modi, cerchiamo sempre di comprendere bene, no? Allora, la vita cristiana è una vita meravigliosa, quindi i modi con cui sono le nostre relazioni con tutti i prossimi sono sempre soprannaturali, quindi sono pieni di carità, sono pieni di rispetto, sono pieni di amore, tutte le altre cose, no? Però non c'è nessuna forma di attaccamento del cuore. Cioè, il problema, questo lo spiega bene per chi vuole approfondire San Giovanni della Croce, il problema è l'attacco, l'attaccamento del cuore a qualunque cosa creata, fosse anche minima. Dalle persone fino ai più piccoli oggetti. E se c'è questo, l'unione con Dio, non tanto l'ingresso nel regno della divina volontà, che anche non si può realizzare, è impossibile. La spiegazione, come vedremo, parte della spiegazione è nella visione delle anime del purgatorio e anche sulla ratio, insomma, e anche su quello che Gesù commenta su quella spiegazione. È impossibile. Quindi se qualcuno ha aspirazione a avere una intima comunione con Dio, adesso a prescindere dalla vita in questo mondo, deve fare in modo che il cuore si stacchi da tutto. Se no questo non ce l'avrà mai. O, quantomeno, siccome queste sono operazioni soprannaturali, divine, e il Signore ce lo fa capire quando questo lo fa, assecondare l'azione che la grazia opera in noi per procurare questo distacco totale da tutti. Perché delle volte il Signore non fa queste cose senza di noi, cioè ti mostra la necessità di operare dei tagli, ti dà la grazia per farlo, ma tu poi questo lo devi fare, lo devi fare tu. Cioè in queste operazioni che sono operazioni divine, come spiegano i maestri di spirito, c'è una parte, come dire, dove la grazia di Dio e la creatura operano insieme, perché Dio deve vedere se la tua volontà è di staccarti da tutto per essere solo suo. E non lo devi vedere in linea teorica, tu non lo devi dire a chiacchiere, lo devi dimostrare a fatti. E quindi lui ti mette in condizioni di poterlo fare, ti dà gli input, ti indica la strada, ma poi sei tu che a livello operativo devi fare delle scelte. A volte drastiche, i cosiddetti tagli, no? La potatura, la famosa potatura, è un tema tipico della vita spirituale, no? Che si rifà alla parabola della vite e dei tralci del Vangelo, no? Ogni tralcio che non porta frutto, mio padre lo taglia, ma quelli che portano frutto li pota. Bisogna fare dei tagli, ci sono dei momenti della vita dove bisogna fare dei tagli radicali, drastici. E fatto il taglio, se fa taglio non si cuce. Quindi c'è una, come dire, c'è un passaggio, c'è un prima e un poi, in un processo che è irreversibile, da cui non si torna indietro, non si ritorna indietro, guai a chi ritorna indietro. Ecco, questo a prescindere, ecco, dalle grazie che possono conseguire da questi tipi di operazione, è un'operazione. A mio avviso, se uno, ci cioè sono molti che desiderano entrare in pienezza nel regno della divina volontà, non si può entrare, a mio avviso, nel regno della divina volontà senza passare per questa porta, che è anche la porta, come dire, per raggiungere l'unione, diciamo tra virgolette, ordinaria con Dio.
Non è possibile. Io ne sono fermamente persuaso. Ripeto, le piccole spie di queste cose avvengono a livello della vita interiore, ordinaria, comune. Quando si sta in uno stato di aridità troppo perdurante, sono due le cose: o il Signore sta preparando una grande purificazione, speriamo, oppure dentro l'anima ci sono tanti ostacoli che il Signore, proprio per fartene prendere coscienza, si allontana da te perché tu entri dentro te stesso, ti faccio un bell'esame di coscienza e dici: ma il Signore non ci viene, come diceva Luisa, neanche in maniera ordinaria, perché non ci viene? Cosa c'è nel mio cuore al posto suo? Operazione che molto pochi fanno, d'accordo? Io sto, però più tempo passa, più capisco come queste cose sono assolutamente fondamentali. Qualche giorno fa ho fatto un'omelia su questo, è andato online proprio questa mattina, oggi è il 22 di marzo, che si intitola "Che cosa c'è dentro il tuo cuore?". Prendeva spunto, insomma, dalle mormorazioni degli israeliti nel deserto. Era giovedì scorso che la liturgia aveva queste letture. E poi da tutte quante le obiezioni, le insidie che tendevano a Gesù nel Vangelo, no? Allora, cioè, che sono due episodi che sono un ottimo, diciamo, trampolino per far comprendere come... Ma che te lamenti, che continui sempre a lamentarti che il nostro Signore ti ha già fatto vedere un sacco di cose, come gli israeliti nel deserto. Ancora a lamentarti, stai? Oppure nemici di Gesù, no? Gesù gli dice: non volete credere a me? Per carità, padronissimi, ma ripensate semplicemente ai miracoli che ho fatto, alle opere che ho fatto. Il Vangelo di Giovanni si è scritto chiaramente: cioè, da che mondo è mondo, non si è mai sentito che uno aprisse gli occhi a un cieco nato. Perché sai, se uno fosse diventato cieco, ha fatto qualche magia, ma se uno è nato senza gli occhi, ma come fai a aprirglieli? Bisogna fargli gli occhi. Tra l'altro noi sappiamo oggi che il diavolo non è capace a fare gli occhi ex novo, assolutamente. I miracoli del diavolo sono miracoli falsi, nel senso che non sono veri miracoli, sono rielaborazioni di materie o leggi fisiche, magari anche a noi ignoti, o chimiche preesistenti, che lui nella sua intelligenza sa manipolare. Ma la creazione dal nulla, il diavolo non la sa fare. Cioè, non è che il diavolo può creare un occhio dal nulla. Dio sì, ma il diavolo no. Quindi Gesù riprova dicendo: allora, cosa c'era nel cuore di quelli? Nel cuore di quelli c'erano che avevano già deciso, che deciso non voglio manco sentir parlare. Ma non se lo sono detti, perché fino alla fine si sono detti la falsa bugia, che no, ma questo dobbiamo eliminarlo, questo è un falso profeta, questo va contro la legge di Mosè, corrompe le nostre tradizioni. Ecco, questa era la facciata. Ma la realtà era ben altra. C'è un salmo che dice: un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Ecco, entrare bene dentro il nostro cuore, che è un'operazione imprescindibile perché la nostra vita sia autentica, è operazione da farsi. Io assicuro che pochissimi la fanno, quasi nessuno è disposto a farsi aiutare in questa delicata operazione. Molti chiedono aiuto a chiacchiere, poi quando si tratta di fare operazioni dolorose come questa, perché sono operazioni non indolori, sono molto dolorose, si tirano indietro, torna a trincerarsi dietro le false convinzioni, idee personali, e il nostro Signore dice: benissimo, nessun problema, come non detto, procedi pure secondo quello che ritieni opportuno. Poi però non ti lamentare se... Tante cose nella vita vanno in un modo che potrebbero andare molto meglio, e non diciamo altro, insomma. Veniamo a questa visione delle anime del purgatorio. Anzitutto è bellissimo vedere la grandissima misericordia di Gesù, che dice: se io mi mostrassi loro, siccome non sono del tutto purgate, anziché, come dire, slanciate, sarebbero ritirate indietro e avrei accresciuto il loro dolore. Ma attenzione, prima del loro Gesù dice il mio.
È impressionante, quindi la sofferenza di Gesù nel vedere queste sciocche anime che sono finite in purgatorio perché hanno strafatto in tutta la vita la loro volontà umana, quindi creando una indisposizione radicale all'unione con Dio. Perché questo è il motivo per cui esiste il purgatorio. Se non ci fosse il purgatorio, dolorosissimo come adesso lo vedremo, non potremmo mai vedere Dio. E tanto meno quanto più siamo andati appresso alla nostra stupida e sciocca umana volontà. Tanto è vero che i dannati, che sono, come dire, consolidati e pietrificati, ecco, solidificati in una volontà avversa a quella divina, per loro la vista di Dio è orrore. È impressionante, cioè la cosa più bella dell'universo, a causa delle indisposizioni dei soggetti, diventa la cosa più brutta dell'universo. È atroce questa cosa qui. Bisogna pensarci a queste cose qua. E cosa dicono queste? Guardate che è una grandissima. Dice, noi chiediamo. Dice, queste probabilmente sono anime di religiosi, perché prima le vede dentro un monastero e qui parlano di lasciti legati che abbiamo lasciato ai nostri successori, quindi non ai nostri figli. Forse erano superiori, forse erano, cioè, perché nei monasteri si usa, no? Che quando uno muore dice: senti, fatemi celebrare 30 un ciclo di messe gregoriane o fate queste opere buone. Questi, i loro successori non se ne fidavano per niente di queste, e queste devono starsene in purgatorio fino alla fine. Allora, che cosa bellissima la considerazione fatta dall'anima purgante. Chiediamo al Signore che gli privi delle cose necessarie alla vita corporale, perché imparino a proprie spese quanto è doloroso l'essere privi di ciò che è assolutamente necessario. Questi è in Quaresima, si fa il digiuno. Allora, il discorso è molto semplice, l'insegnamento che sta dietro questo, attenzione, queste parole, e speriamo di coglierlo bene. Dio è l'unica cosa necessaria, non ce ne stanno altre, non c'è nient'altro al di fuori di Dio e della sua volontà. Zero. Qual è la differenza tra qui e l'altro mondo? Che qui noi non lo vediamo questa cosa qui, cioè noi non pensiamo che Dio, cioè non avvertiamo, cioè la gente vive lontana da Dio e non è che sta in pena come le anime purganti, gliene importa niente. Non ha la più pallida idea che la causa di tutte quante le sue sofferenze, i suoi dolori sia la lontananza da Dio. Ma se glielo dici, te ride in faccia, non ci crede. Ora, che succede quando uno muore? Succede che quello che qui è tutt'altro che evidente, non solo che diventa evidente, ma diventa vita vissuta. Cioè, tu lì lo capisci che Dio è l'unica cosa necessaria. Che cosa avresti dovuto fare sulla terra? Rinunciare anche a mangiare, a bere, a qualunque cosa, pur di stare in comunione con Dio. Qui, perché se lo fai qui, se tu fai un digiuno qui, se tu qui cerchi Dio e rinunci anche ad altre cose per l'unica cosa necessaria, che però non ti appare tale, meriti, perché qui, cioè, perché qui non appare evidente che sia così. Cioè, io me ne sto 2 ore davanti al Santissimo Sacramento invece di andarmene al cinema a divertirmi un po'. Cioè, ma che 2 ore davanti al Santissimo Sacramento, ma te passano più, che sto a farli? Meglio andare al cinema, no? Uno pensa. E stante alla nostra, come dire, condizione sensibile umana, il ragionamento è, come dire, fila. Il problema è che non è così. Perché andare al cinema è una cosa del tutto, come dire, passeggera, una cosa del tutto superflua, d'accordo? Anche se può essere lecita, d'accordo? A seconda di quello che uno si va a vedere. Ma stare davanti al Santissimo Sacramento è stare davanti all'unica cosa che è necessaria. E quelle 2 ore che stai lì, anche se non entri bene in preghiera, anche se non vai, cioè non fa niente, ti producono tante di quelle grazie e soprattutto quanto purgatorio in meno ti faranno fare. Perché tu hai attestato con la tua volontà, con la tua scelta, con la tua persona, che Dio è l'unica cosa che è per te necessaria. Anche se non appare così, anche se non lo senti. Io prego il Signore, insomma, che sia io che le sto facendo queste considerazioni sulla base di quello che emerge, ecco, dal significato di queste parole, sia chi ascolterà questa meditazione, ricordi bene queste cose. Ricordi bene. E anche il motivo per cui stavano sul cuore di Guisa tutte quante quelle cose, la croce, la spugna, la corona di spine, qual era?
Era perché Ulisse, cioè pur con tutta quanta la sua umanità, che tra l'altro in alcuni tratti emerge, no? Anche lei ha compiuto un cammino, insomma, non è nata perfettissima, certamente c'è diventata. Però, cosa dice la Bibbia? Dio vuole il cuore. Vuole il cuore. Un cuore che sia bruciato dall'amore, scriveva Santa Teresina di Gesù Bambino, e che non capisca più niente. Questo è sicuro, cioè si vede dagli scritti di Luisa, che lei non sta a pensare altro da mattina alla sera, che se soltanto un giorno Gesù non ci veniva, comincia sempre così, no? Stando nel mio solito stato che Gesù non ci veniva. Cioè per lei non c'era nient'altro. E non solo non c'era nient'altro perché Dio l'aveva messa in condizioni, insomma, che faceva una vita da reclusa viva, ma perché nel suo cuore non c'era nient'altro. E attenzione, le anime purganti provano incessantemente una continua morte che ci martirizza nel modo più spietato. E se non moriamo è perché l'anima un po' morì. Quindi attenzione, eh. Una continua morte che ci martirizza nel modo più spietato. Attenzione, analoga morte, secondo gli insegnamenti che si trovano negli scritti, la vive esattamente chi vive in questo mondo di volontà propria. Il peggiore martirio, la peggiore tortura è senza nessun merito. Anche i martiri delle anime purganti non hanno nessun merito, eh. Le anime del purgatorio non meritano. Cioè passano queste cose come porte necessarie, strazi indispensabili per poter un giorno aver rimossi tutti quanti gli ostacoli che le rendono refrattarie alla visione beatifica. È cosa che fa indicibilmente soffrire anche Gesù, perché Gesù dice: ma guarda un po', ma se avessi vissuto la vita terrena diversamente, te le saresti risparmiate tutte quante queste cose. Ecco perché soffre. Solo chi gli dà retta in questo mondo? A lui? Chi ci crede sul serio a queste cose in questo mondo e ne trae le dovute conseguenze e le mette in pratica? Punto interrogativo. Oggi, Divina Maria, ti invitiamo ad ascoltare i desideri, i palpiti, i gemiti che salgono dal nostro cuore, ecco, dinanzi a quello su cui abbiamo meditato. Ecco, tace la parola verbalmente espressa, ecco, parla molto di più quello che tu puoi vedere nella nostra anima e quello che ti diciamo nel silenzio del nostro cuore. L'unica cosa, ecco, con cui concludiamo, che è sempre la stessa. Concedici di poter radicalmente detestare la nostra propria volontà umana in tutte le sue manifestazioni e di cercare in tutto l'unione con quella divina. Questo è il tutto. Tutto il resto è meno che paglia, è meno di niente. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave.